Quel mio primo libro era intitolato Barnabo delle montagne. Barnabo è un nome strano, chissà perché l'ho scelto. Ed era una storia molto semplice, una storia di guardiacaccia che dovevano anche custodire una polveriera in una zona di alta montagna, montagne simili alle Dolomiti, e minacciati da certi briganti arrabondi che andavano da una parte all'altra del confine. Una cosa molto semplice. Comunque, siccome forse il senso della montagna era espresso abbastanza felicemente, il libro ha avuto un certo successo, successo di critica. Intendiamoci, a quell'epoca lì, quando un romanzo riusciva a essere venduto per 1000 copie, era già un grande successo. Adesso le cose sono cambiate, oggi prima di parlare di successo bisogna passare almeno le 20.000 copie. Comunque è andato abbastanza bene quel primo libro. Mentre il secondo libro che ho scritto 2 anni dopo, che è uscito 2 anni dopo, che doveva essere originariamente, io l'avevo scritto pensando proprio di ragazzi, se non addirittura di bambini, il titolato Il segreto del bosco vecchio. Alla fine mi sono accorto invece che non era veramente un libro per ragazzi, ed allora è uscito come romanzo normale e ha avuto scarso successo. Posso dire che il primo autentico successo l'ho avuto col romanzo Il deserto dei Tartari, che è uscito nel 1940, poco dopo l'ingresso dell'Italia in guerra. E benché quell'epoca lì naturalmente la gente non avesse tanta testa per i romanzi e la letteratura, è stato accolto bene, si può dire, anzi molto bene. Bisogna dare atto a Buzzati di aver conquistato il successo andando controcorrente. Bisogna anche riconoscere che la letteratura italiana di quel periodo non era affatto disposta, nelle sue punte più serie e responsabili, a secondare i programmi del regime fascista. Basti ricordare che Conversazione in Sicilia di Vittorini è del 41. Buzzati non era un isolato, ma questa considerazione non diminuisce il significato di quei suoi libri, nei quali si parlava di disperazione, mentre la parola d'ordine del partito era la fede nei destini imperiali. Si parlava di sconfitta dell'individuo, mentre gli slogan ufficiali inneggiavano all'immancabile vittoria delle masse organizzate nei quadri del regime. L'uomo di Buzzati è prigioniero di una logica che gli sfugge, di cui non conosce le regole. A volte si prova a ricostruirle in laboratorio, queste regole, come nel romanzo fantascientifico Il grande ritratto, che uscì nel 1960. Ma anche in quel caso la conclusione è una sconfitta, uno scacco. La macchina si rivolta contro il suo autore. Ma lasciamo ancora la parola a Buzzati. Come mai tutti i suoi personaggi Buzzati vivono sempre sotto la minaccia di qualche cosa? Il fatto è che io di indole proprio sono quasi visceralmente pessimista. E pensare che non è che questo pessimismo mi sia nato da tristi esperienze. Devo ammettere che complessivamente nella famiglia, negli studi, nel lavoro, nella salute, io complessivamente sono stato un uomo fortunato, non posso lamentarmi. Eppure io ho avuto sempre questa sensazione come se dovesse succedere qualcosa di triste e di brutto. Soprattutto io sono in un posto tranquillo e silenzioso come in campagna, io come la sensazione che da un momento all'altro debba capitare qualcosa di catastrofico, non so, come un bolide, un meteorite che piombi sulla terra e la sfasci, una roba di questo genere qui. Questo l'ho avuto sempre. E questo nei racconti probabilmente si simbolizza, si può dire così, si estrinseca in questa minaccia diffusa nell'aria che circonda molti dei miei personaggi. Penso che sia così. D'altra parte uno scrittore è difficile che possa essere un buon interprete delle cose che ha scritto e dei personaggi che ha messo al mondo. Questa visione del mondo, anzi meglio, questa visione del destino dell'uomo in un mondo inconoscibile che non gli appartiene, ci fa pensare a un grande scrittore del Novecento europeo, Franz Kafka.
Ci si potrebbe anche chiedere se la narrativa di Buzzati poteva esistere senza l'esempio di Kafka. Ma non è questo il modo giusto di impostare la questione, che deve essere invece richiamata a una ben precisa prospettiva storica e alla situazione della cultura italiana intorno al 40. E bisognerà allora concludere che Buzzati, sull'esempio di Kafka, ha contribuito validamente a svecchiare la nostra letteratura e a renderla più europea, meno provinciale, avvicinandola alla vita e ai problemi che la vita ci pone. Il racconto che stiamo per presentarvi è tratto dalla raccolta Il Colombre del 1966. Vi troverete un Buzzati aperto a un'ironia amara, inconsueta. Magari un Buzzati che si diverte, ma con l'idea ben radicata che l'uomo nasce con un destino segnato. Dunque, Buzzati, mi pare che la critica abbia detto in generale, e io credo di essere un po' d'accordo in questo, che un amore sia un po' diverso dai soliti suoi libri, cioè lei abbia un po' cambiato strada, in questo senso, che qui dentro c'è un mondo nuovo, un linguaggio nuovo, quindi non soltanto un tema, ma anche un modo di esprimersi, uno stile, direi, nuovo. Lei è d'accordo su questo? No, lo stile, io non lo so, a me non sembra di essermi comportato sulla pagina in modo diverso da prima. Anzi, assolutamente nella stessa maniera. Per lei non c'è niente di cambiato? No, di cambiato. Il tema è un tema che prima non avevo affrontato in pieno, mai. Cioè il tema di un amore proprio? Sì, esattamente. Di un amore visto anche realisticamente? No, molti si sono o meravigliati, addirittura scandalizzati per certe crudezze, no? Sì. In questa storia. Sì. Crudezze che sono inevitabili, dato il mio temperamento di scrittore. Perché siccome io credo di essere sincero, il giorno che io mi metto a parlare di amore, io desidero parlarne senza nessun limite di sincerità, è vero. Ora, so benissimo che questo non è il parere di molti competenti. Molti colleghi. Molti colleghi. La donna del grande ritratto era una donna molto più complicata, molto più composita, direi, cioè era un po' simbolo, un po' allegoria, un po' vera, un po' falsa, era diversa. La protagonista invece di un amore mi sembra una donna molto più precisa, molto più definita. Molto più reale, se vogliamo dire. È probabile che sia un po' così, nel senso, in ogni romanzo, insomma opera narrativa, c'è una percentuale inevitabile di esperienza, no? Di autobiografia, sì, diretta sì. O indiretta che sia, e una parte di fantasia. Probabilmente nel grande ritratto la percentuale di fantasia è molto maggiore che in questa. Vuol dire che la protagonista di questo romanzo è stata ritratta da me con dei modelli ben precisi, se non con un modello solo.